Tornando a seguire l'asse temporale, abbiamo visto come inizialmente la testualità era più una necessità che altro, tranne poi arrivano dei monoliti come Disco Elysium, gioco estremamente testuale e scritto in una maniera estremamente bella, cioè fa degli esperimenti sulla linguistica, sulla lingua, sui dialetti, pauroso. È un gioco, tra l'altro, nella Final Cut è integralmente doppiato in una maniera divina, ha una delle premesse apparentemente più noiose del mondo, cioè l'eroe che non si ricorda chi è. La storia è che tu ti sei ubriacato così tanto da perdere la memoria. E per un ispettore che deve risolvere un caso di omicidio, è un problema, insomma. È un libro, totalmente. C'è lì dentro una delle battute mi sono rimaste di più della storia dei videogiochi, che sei un uomo con una forchetta in un mondo di zucca. Sì. Porta la narrazione molto testuale in una direzione quasi inedita. È un'esperienza narrativa quasi da libro.